Lui è l'uomo della mia vita, ma nella mia famiglia il primo matrimonio non è mai quello giusto. Non dirmi che credi alle loro stupide superstizioni. Ah, no, ma sono felice di essere il secondo. Per sposarlo, mia sorella e io abbiamo un piano. Devi tornare a Parigi sposata e divorziata. Trova il primo imbecille e va alla carica. Ho appena rotto con il mio ragazzo. Comunque la buona notizia è che ora sono sola. Meglio soli che mal accompagnati. Ah, no? Mi fai venire il dubbio. Genevieve, vieni a vedere. Allora? Beh, mi sembra che vada. Che caldo qui. Ti rendi conto di quello che stiamo facendo? Sì. Ma dai, l'hai fatto! Mi si è aperto lo stomaco, muoio di fame. Tieni, ti lascio l'occhio di capra. Su, niente complimenti tra noi. Bene. Allora? È malato. Non è altro che un grosso micione, vedi? Hai avuto paura tu? Ma no, te lo giuro. Dobbiamo andare. Perché? Rovino sempre tutto, sono pessima. Divertente. Che idiota. Lisa, che hai fatto con lo shampoo? È finito. Grazie. Io lo tratto malissimo e lui mi guarda con quegli occhi da cagnolone. Come ho potuto credere che a una come lei potesse interessare uno come me? Che scemo. Sei solo arrivato nel momento sbagliato. Sei stressata per via del matrimonio. È normale.